Al lavoro tra le note positive della trasferta di Trento, nonostante il KO senza punti per la Valsa Group, l'ennesima prestazione positiva di Tommaso Rinaldi sotto gli occhi del CT Azzurro, Fefe De Giorgi. Punti sono sfiorati sul campo di una big, come la prima giornata a Piacenza, di nuovo alla quarta a Trento. Contro i campioni d'Europa la Valsa Group non è riuscita a muovere la classifica, se non altro si è messa in mostra su tutti Tommaso Rinaldi, che è riuscito nell'intento di impressionare il CT della nazionale Fefe De Giorgi. Qua tira forte centrale verso Federici, Rinaldi ancora a segno, è veramente in una condizione luccicante. Ha fatto una bella partita in attacco, ma ha avuto una buona personalità e ha giocato bene. Sono contento di vederlo, in grande ripresa. Il grido dei 30 tifosi gialloblu scatenati nel loro spicchio di curva è rimasto strozzato nel terzo set sul 25-23 finale, prodotto da un eccesso di errori al servizio proprio sul più bello. Nel quarto parziale, invece, sembrava che il destino fosse pronto a ribaltarsi. Rinaldi, ace di Rinaldi! 23-22. Straordinaria partita di Tommaso Rinaldi. Se la meritava Tommy la gioia di tenere De Giorgi seduto ad ammirarlo un altro set dopo l'esclusione dalla lista olimpica dello scorso luglio. È stato invece un calo dell'altro, migliore in campo gialloblu Paul Buchegger a determinare l'amaro finale, due errori in attacco proprio sul più bello e il colpo decisivo di un altro azzurro, Alessandro Michieletto. 3-1 per Trento, Modena sempre a 3 punti, tanti buoni segnali ma pochi risultati per ora, tanto da rendere fondamentale quello di domenica prossima in casa contro Monza, ex squadra di Filippo Federici. La Valsa lo sa, è ora di vincere.